Big Shows and Beautiful Mind, una rivisitazione anglosassone del detto popolare contadino scarpe grosse, cervello fino. È il motto di H Farm, la fattoria delle idee. Nata nel 2005 da un progetto di Riccardo Donadon, è un incubatore di idee che opera a livello internazionale in diversi ambiti, favorendo lo sviluppo di start-up basate su innovativi modelli di business. Ci siamo recati alla tenuta di Catron a Roncade, in provincia di Treviso, dove abbiamo incontrato Massimo Scarpis, fondatore dell'applicazione per smartphone Corso 12. Nel 2005, quando è stata fondata Farm, la prima interpretazione era comunque realizzare una tecnologia, come facciamo noi, come fanno tutte le startup qui, che sia accessibile a chiunque, che sia semplice e sia a portata di chiunque. Il Corso 12 si innesca nel trend più importante ora, che è quello della condivisione di fotografie e mobilità. Quello che abbiamo fatto noi è cercare di mescolare un po' le carte in questo settore, nel senso che i player che c'erano prima di noi e che ancora ci sono, alcuni sono molto importanti, sostanzialmente avevano più un'accezione: condividi una foto con comunque persone che già sono nel tuo network, quindi i tuoi amici di Facebook piuttosto che le persone che segui su Twitter. Quello che abbiamo fatto noi è stato rivoluzionare questo paradigma. E abbiamo introdotto questo, praticamente la bacheca, con tutte le foto del mondo in tempo reale. E qui, semplicemente sfogliando, si possono vedere le foto da tutto il mondo. Potrei pensare di contattare queste ragazze semplicemente commentando la loro foto. Peraltro sono di Cagliari, hanno taggato la foto, quindi io posso pensare di commentare e faccio wow, che è il mi piace. E quello che posso fare quindi è conoscere nuove persone semplicemente guardando le foto. E quello che abbiamo introdotto adesso con l'ultima versione, per esempio, è la possibilità di filtrare le foto per distanza, che è necessario perché ovviamente, avendo già utenti da 120 paesi al mondo, alle volte sul feed mondo si vedono foto dalla Malesia, come dal Giappone, come dagli Stati Uniti, che magari io sono scarsamente interessato a guardare, quindi c'è la possibilità di filtrare per distanza oppure anche per luogo. Ma come nasce, cioè, il progetto? Cioè, questa è la tua startup, no? Proprio come nasce? Cioè, ok, c'hai un'idea e poi dici ok, come faccio a realizzarla ora? Allora, sostanzialmente l'approccio che hanno i giovani come me nei confronti di Farm è quello di inviare il proprio progetto. Spesso in Italia, a differenza di quello che accade negli Stati Uniti, il progetto è solo su carta. Negli Stati Uniti tendenzialmente quando una persona si presenta ad un venture capital o un incubatore, il progetto quantomeno è in fase alfa, quindi c'è qualcosa visibile che si può provare. Invece in Italia l'esperienza perlomeno che io ho potuto vedere stando qui in Farm è che arrivano progetti su carta. Sono progetti di persone giovani che hanno delle idee innovative. Farm ne riceve più di 400 all'anno, se non mi ricordo male, quindi una grande mole di progetti, e ne finanzia 10 all'anno. Farm sostanzialmente, in base a tutta la visibilità che ha sul mercato internazionale, nel mercato delle startup, valuta quelle che possono essere interessanti, ma che non sono interessanti in senso universale, ma sono interessanti magari in quello specifico momento perché ci sono dei trend particolari, e quindi decide di finanziarne 10. Decide di finanziarne 10 portando quale persone innanzitutto? Qua è un ambiente pazzesco perché Farm ti dà la possibilità di lavorare sul tuo prodotto senza pensare a nient'altro. E soprattutto ti dà la possibilità di conoscere tutte le persone che gravitano qua intorno, che hanno delle competenze, ognuna molto molto specifica nel loro settore, che possono aiutare nello sviluppo del prodotto. E non solo, dà dei soldi. Il primo round di finanziamento di Farm, quello che viene chiamato seed, cioè proprio il seme iniziale, è di 30.000, che ti permette di vivere 3 mesi qui, di iniziare a sviluppare il tuo prodotto e di avere quantomeno appunto una versione dimostrativa da poter provare o anche da mettere sul mercato per vedere la reazione che ha il mercato. Sì.
Allora, quando viene fondata una startup c'è un fondatore, che nel caso di Corso Dolci sono io, e poi è compito del fondatore, grazie anche all'aiuto che dà Farm in termini di risorse umane, di trovare altre persone che lavorino con lui, cofondatori. Attualmente in Corso Dolci siamo in tre, quindi ci sono io, poi ci sono due ragazzi che sviluppano, sono molto bravi, sviluppano l'applicazione per iPhone. E adesso mano a mano che cresciamo, anche grazie sempre all'aiuto di Farm, che ci permette di avere accesso anche ad altri investitori oltre a Farm, perché ovviamente non bastano 30.000 per lanciare una startup. E man mano che cresciamo, poi ovviamente il gruppo si va definendo. 3 è un ottimo numero per cominciare. Ma perché Corso 12? Perché Corso 12 è come un luogo virtuale. Corso 12 richiama un po' una via con un numero civico. In realtà Corso 12 è esattamente un luogo, solo che virtuale, ovunque nel mondo, dove le persone si incontrano semplicemente scambiando le fotografie. Bello. Sì.